la Sarà divisa in due parti, anzi in tre parti faremo questa formazione, la formazione di base sull'utilizzo di S Drive per i nuovi, però insomma eh, è bene anche che, che quelli che lo utilizzano da un po' di tempo possano fare qualche ripasso, vedremo come funziona eh, al meglio il software in maniera veloce, vedremo... Eh, come, eh, come fare per interpretare in maniera a base l'S Drive, in maniera da avere una, una guida che possa aiutare le persone eh, all'inizio, insomma, a prendere subito e fare subito esperienza con questo straordinario strumento. E, e poi vedremo... Eh, Alcune cose che, secondo me, sono importanti. Volevo iniziare eh, da questa grande opportunità che abbiamo di proporre un dispositivo straordinario, ripeto, unico, secondo me, unico al mondo. Ma poi, eh, come dico sempre, aspetto ancora oggi eh, qualcuno che smentisca quello che io. Uh, penso uh, che noi tutti abbiamo tra le mani, abbiamo uno strumento veramente straordinario. E questo strumento straordinario, come tutte le cose meravigliose, eh, vanno utilizzate nella maniera giusta. Un po' perché penso che eh, nessuno sia eh, il detentore della verità in tasca, eh, quindi nessuno di noi ha la verità. Eh, la salute eh, penso che sia una grande responsabilità di ogni persona, e penso che anche i meravigliosi medici che fanno parte della squadra eh, siano d'accordo con me nell'affermare che comunque eh, la, la nostra grande missione è quella di evitare la sofferenza, cioè dobbiamo evitare che le persone si ammalano. No? Eh, vedo Sim Simona eh, chi come te insomma, ha, ha a cuore questa, questa grande filosofia di evitare le malattie pensate no? una persona, una dottoressa che fa la ginecologa, quanto ha cuore che nascano bambini sani. Ecco, noi dobbiamo lavorare su, questo, uh, su questa frequenza. Dobbiamo lavorare a proposito di frequenza, sulla frequenza della salute. Allora, facendo uh, il, uh, il riassunto delle puntate precedenti, per chi non ha avuto mai modo di uh, ascoltarmi, io vi faccio dieci minuti, proprio dieci minuti, un quarto d'ora di riassunto di quello che è la filosofia S Drive. Poi dopo andiamo a vedere il software in maniera veloce e poi i punti cardine della... Uh, della, eh, della possibilità di interpretare S Drive. Antonio, ci sei? Sì, ci sono. Allora, Antonio, uh, se mi permetti, eh, Antonio, uh, come sei messo? Uh, ma Antonio Covello, giusto? Antonio C, giusto? Sì. Sì, ok. ti, do, ti assegno come coorganizzatore eh, in maniera che quando vedi qualcuno che vuole entrare lo ammetti, perché se no non riesco a, a, a metterlo. Basta che fai ammetti, eh? Vedi lì, okay. metto, fai a clicchi su ammetti e sei appunto. Ok, va bene, d'accordo. Eh. Ok. Allora, vi auguro una buona serata. Se avete domande, le facciamo magari uh, alla fine di questa della prima parte. Poi la seconda parte. E potete scrivere in chat. Insomma, se avete qualsiasi domanda, sono veramente a vostra disposizione. So che c'è anche il mio amico Giuseppe. Giuseppe Napoli, ci sei? Sì, grande. Sì, sì, buonasera a tutti. Grande, Giuseppe. Eh, sei. Sei in Sicilia o sei a Roma? Sicilia, Sicilia, Sicilia in questo momento. Sicilia, grande. Tra l'altro vi, vi, vi do questa. qualcuno di voi l'hanno saputo, comunque mi fa piacere eh, ringraziare e, e Giuseppe per quello che, che fa e che ha fatto per noi e, e per questo grande progetto. perché ha avuto il coraggio, vi dico sfidando l'impossibile, di portare eh, S Drive eh, in un master universitario, quindi fare una tesi di laurea. E, e questa tesi, Giuseppe, abbiamo in progetto di, di, di fare qualcosa di interessante, no, insieme. Quindi. Ecco, volevo ringraziarti pubblicamente e farti i complimenti e per il tuo coraggio e per insomma, il supporto che da sempre ci dai. Pensate, insomma, discutere una tesi eh, di S-Drive a un master universitario, in realtà in due in due università l'ho presentato. Ecco, in due università. Sì, una all'Università di Camerino e una all'Università di Napoli. Quindi tutti e due sono rimasti anche molto sorpresi e anche curiosi. Eh, ho scritto circa 150 pagine di tesi, tutto sull'esdrive. Capite che bello. Eh, facciamo un applauso perché insomma qui è, è veramente... Un applauso per, per quello che tu hai, hai fatto e quindi grazie di cuore. e Poi ci sentiamo per quella, quella idea che abbiamo di pubblicare e di fare proprio un libro no? Su, sull'argomento. Eh, sarebbe interessante, sarebbe il primo in Italia, ecco. Esatto. Bene, allora iniziamo con questa, eh, questa piccola introduzione per le persone che non hanno mai avuto modo. Eh, di ascoltarmi ma perché, perché dobbiamo, eh, dobbiamo partire da un presupposto quando parliamo di eh, quando parliamo di S-Drive dobbiamo parlare di una risorsa straordinaria che fino a pochi anni fa non c'era e che è io la chiamo la lente di ingrandimento per capire i bisogni delle persone. Sappiamo tutti i grandi passi avanti fatti dal, eh, dal microscopio fino al microscopio elettronico, però pensate, una volta quelle piccole particelle non sapevano neanche che esistessero. Oggi vediamo l'impossibile, l'incredibile. Ma sappiamo che c'è qualcosa di ancora molto più importante. E questa cosa che è molto più importante si chiama energia. Se voi pensate, i passi avanti della medicina, di biologia, della biofisica, e quel eh, bellissimo ultimo studio che ho, vi ho girato su, su Whatsapp e sul gruppo. Proprio oggi pomeriggio me l'hanno l'ho scoperta questa, quindi l'ho girata subito, di questa, eh, del fatto che le molecole si muovono nel nostro organismo con, quello, con quella teoria che da sempre si spiega in tutti i suoi straordinari corsi, il professor Spaggiari, cioè si, si comunicano e si riconoscono per risonanza. Quindi per la biorisonanza, quindi energia che poi attiva tutte le reazioni a cascata biochimiche, certo, è chiaro che c'è un'informazione prima, però questo è molto interessante. E magari se qualcuno poi non l'ha avuto, mi faccia sapere che lo mettiamo magari nel, nel gruppo e, e gli, gli mandiamo questa informazione. Tra l'altro c'è una pubblicazione interessante che farò tradurre. Parlando della filosofia S-Drive, vi faccio vedere velocemente la storia. La storia è nata dall'idea di poter, tra virgolette, sfamare oltre 30 eh, persone, 30 bambini, che il presidente di Serwell Bang aveva adottato nella sua casa che venivano da tutte le parti del mondo, non sapeva cosa dargli da mangiare. Lui comunque aveva questa, questa grande risorsa e questa tecnologia tedesca e aveva iniziato a fare delle sperimentazioni con questa bobina, doppia bobina di Tesla, e che aveva... Questa grande capacità di leggere le informazioni, di leggere le frequenze relative a quelle sostanze che mettevi sopra la bobina, mm? eh, cioè, contenute nel bulbo del capello. Quindi hanno iniziato a creare una base nutrizionale per evidenziare i dati. Questi dati di risonanza venivano inviati in formato pensate all'inizio via email, addirittura mi hanno parlato anche di alcuni fax inviati per poi mappare tutte le frequenze relative alle sostanze. Quindi, ogni sostanza una frequenza e ad ogni frequenza è stato associato poi un codice di algoritmo in, eh, nella, negli anni successivi. Quindi i rapporti poi ritornavano in termini di numeri, via email. Nel 2000 hanno iniziato a sviluppare la tecnologia. Quindi, quando parlano, no? tecnologia S-Drive. Eh, dobbiamo parlare di tecnologia S-Drive che è nata nel 2001 è stata costituita nel 2009 questa società, pensate quanto lavoro hanno dovuto fare per arrivare poi al lettore. Quindi, oltre alla bobina, studiare il lettore per eh, rilevare questi dati. È stata poi messa sul mercato nel 2014, quindi vuol dire che dietro a questa tecnologia ci sono oltre 14 anni di studi ricerca e ricerca emesse a punto. 14 anni. Nel 2016 l'hanno lanciata, nel 2017 ho avuto la, la fortuna di, di incontrarla eh, a un congresso mondiale di medicina anti-aging da Città del Messico e mi si è acceso questo motore straordinario che senti nella pancia, come quando ti innamori, no? Quelle cose straordinarie. Dice qui, eh, ho, ho, ho unito i puntini. Cioè tutti mi hanno sempre parlato, e io ho sempre parlato in tutti questi anni, di quello che si mangia, si beve, si respira, si pensa. Tutti quei fattori che condizionano la salute, però nessuno eh, aveva la possibilità di veramente poterti dare un quantum, eh, farti capire cosa, cosa avevi bisogno, cosa ti stava danneggiando. Quindi ho unito un pochettino e quindi mi sono subito entusiasmato. E pensate che già nel 2018 iniziate a fare i primi eventi. Eh, vi dico che eh, è stato fatto un lavoro, penso pazzesco, insieme a tutti i collaboratori. Quindi che devo ringraziare da Antonio, Paolo. Nicola, insomma, tutti voi, però con tutto il team pensate che siamo arrivati adesso a quasi 300 centri in Italia. 300. Quindi eh, se solo pensate a presentare eh, il, l'S Drive, spiegarlo, eh, fare capire, insomma, di cosa da... pensate, quanti giorni di lavoro. Eh? Pensate quanti giorni di lavoro quanti eventi, quanti convegni, quanti seminari, avete a disposizione oltre 580 video eh, che, in cui ho voluto investire, a vostra disposizione, oltre 580 video che potete condividere sui vostri social, sui vostri, chi, i vostri pazienti, con, con chi volete. Potete riguardare, studiare, potete e li avete a disposizione sul nostro canale YouTube. Eh? 580 video, interviste, testimonianze, corsi, avete veramente tutto a disposizione. E, e come sapete abbiamo anche la, la scuola di alta formazione. Eh, quindi siamo oggi non in 56 come è scritto, ma oltre 75 eh, nazioni nel mondo. Le Nazioni più, più forti, insomma, noi che siamo arrivati per ultimi siamo tra i primi, eh, eh, insieme alla Spagna. Tutti i certificati, perché è giusto avere anche le certificazioni. Queste certificazioni ci dicono che S-Drive legge queste frequenze. L'FDA, che fu interpellata, che interpellò l'azienda e tramite un avvocato, Uh, incominciarono insomma a discutere, uh, disse che effettivamente S-Drive poteva essere utilizzato per migliorare la qualità della vita delle persone. <coughs> Questi sono tutti i certificati a disposizione. Chi li vuole sono anche in 75 paesi e non in 56. <coughs> Chi li vuole sono a disposizione anche sul portale sdriveitalia.it. Vi ricordo che questo portale SDrive.dt è a disposizione anche vostra per farvi un sito personalizzato. Eh? Naturalmente c'è un costo, però, un costo annuo, e quindi avete la possibilità di avere questo, questo sito a disposizione personalizzato con il vostro centro SDrive. Eh, Chi è interessato ce lo faccia sapere anche tramite i collaboratori. Eh, guardate. Vedete questa? Il dottor Mazzucca è uno dei, dei medici più interessanti, più, più maggiori esperti di metalli pesanti. Particolarmente, è venuto a fare moltissime relazioni negli anni 90 e anche ultimamente in Italia a parlare di terapia chiarante, di creazione di metalli pesanti, eccetera. Lo conosco molto bene. La sorpresa è stata quando l'ho visto insieme a, 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 al dottor Peiro Mozzo e Steban, che ha relazionato ai nostri congressi, e che usa S-Drive. È una delle cliniche più importanti de, del, di Madrid, dove tra l'altro pensate, eh, in questa clinica ci vanno le squadre come il Real Madrid, Barcellona, eccetera, eccetera. Eh. Poi tantissime là, lo usano in tantissime farmacie i migliori atleti a livello mondiale di, usano questa tecnologia per migliorare le performance. Vi faccio solo alcuni esempi, tanto per capire. Abbiamo vari eh, report a disposizione. Abbiamo il report benessere ottimale, quello sul sistema immunitario. Eh, stanno mettendo a punto un, un report per il, sul metabolismo, ma loro lo hanno voluto fare solo per i medici. Eh, e in questo vedete dove noi poi dopo andiamo a approfondire anche questa parte, dove abbiamo la pagina riassuntiva, tutte le varie carenze, le segnalazioni, i sistemi, e le pagine sul sistema immunitario, le pagine sul sistema gastrointestinale, il cardiocircolatorio, l'impatto ambientale, le varie carenze. Ecco, il test ci permette di avere in pochissimi minuti tutte queste informazioni, come sapete. Benissimo, e avete provato su di voi, um, non possiamo parlare di diagnosi, perché la diagnosi la fa il medico. Eh? Il nutrizionista Dalle diete, eh? l'operatore del settore, può aiutare il medico a collaborare. So che insomma, la, la nostra meravigliosa nava ha, ha questa grande capacità di collaborare con più figure: nutrizionisti, naturopati, insomma, eccetera, per creare questa sinergia nel suo studio per fare veramente un, un lavoro di squadra, un lavoro di team. Ma, giusto, na, Simona? E, sì, 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 assolutamente. Che è sempre più importante oggi lavorare in squadra, penso. E, quindi questo, questa visione di, 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 di unire le forze penso che possa fare veramente la differenza. Oggi, quindi quello che possiamo fare è parlare anche di epigenetica della bellezza, di epigenetica del benessere, di epigenetica della prevenzione. La diagnosi la fa il medico, lo ripeto, e non è lo strumento, questo è uno degli strumenti, il medico ha bisogno di più strumenti per fare diagnosi. Chi si occupa di prevenzione, di supporto, di benessere, di miglioramento della qualità della vita, deve vedere questo strumento S-Drive come un alleato, cioè è la prima cosa di base da fare per un approccio clinico integrato o in un approccio di supporto integrato. Penso che non cambieremo mai le cose combattendo la realtà esistente, per cambiare qualcosa dovremo costruire un modello nuovo che renda la realtà obsoleta. Dico sempre che dovremmo abituarci a non combattere il vecchio, ma a costruire un nuovo paradigma e quindi incominciare non aspettare che muoiano tutti quelli del vecchio paradigma, ma incominciare a unire le forze. Perché dove vogliamo essere domani? Ecco, quando uh, mh, Condivido questa slide e dico sempre, ma dove vorranno essere i nostri figli domani? Cosa possiamo fare per loro? L'unica cosa che possiamo fare è aumentare la cultura, la nostra cultura, la nostra conoscenza e incominciare a creare cultura. E quando parliamo di salute abbiamo una grossissima responsabilità. Vi farò vedere delle cose importanti molto velocemente perché alcuni di voi l'hanno viste, ma eh, questa è la fotografia più importante del significato di S-Drive. Il significato più importante di S-Drive è evitare che questo acquario si riempa sempre più progressivamente di questo inchiostro che sono tutti cibi spazzatura, che sono tutti gli inquinanti, che sono tutti i pesticidi, che sono tutte quelle sostanze che stanno distruggendo sprogrammando la vita e stanno condizionando la vita di intere generazioni. Noi non metteremo mai i nostri pesciolini a vivere dentro un acquario così fatto no? con tutte queste sostanze tossiche, eppure lo sapete meglio di me, giornalmente. Compriamo, comprano pubblicità e fanno mangiare pubblicità e cibi e junk food ai propri figli, ma non solo, anche noi a volte non ne possiamo a me fare a meno. Allora, questa è la sfida di S Drive. Uno strumento, un alleato, un mezzo di comunicazione, di creare cultura alla persona per fargli capire anche quando ha S Drive quanto S Drive può essere utile, non solo a voi. Come approccio clinico integrato, ma alla persona per capire cosa ha bisogno e cosa lo stia danneggiando. Ecco che allora l'informazione diventa prevenzione. Ecco che allora possiamo parlare di questo software della vita che è l'epigenetica, che è il 98%, e il 2%, lo sapete, è genetica, ma non la possiamo cambiare, quella che si dà ai nostri genitori. Ma tutto dipende dal fatto se siamo esposti o no, o quanto siamo stati esposti a delle sostanze nocive, quindi all'esposoma. Ancora di più, siccome si chiama cell well-being, vuol dire costruire il benessere della cella. Cell well-being si occupa di quello che ha bisogno la cellula, non di quello che abbiamo nel sangue, nei tessuti, no, di quello che ha bisogno la cellula per funzionare in maniera ottimale e di cosa la cellula ha bisogno o di, di eliminare che la sta perché la sta danneggiando. S-Drive fa questo: ci dice, guarda, la mia cellule hanno bisogno di questo, di questo, di questo. E poi l'ossigeno. Lo sapete, per me è, è il mio mantra. Se mi, se mi tolgono il sangue esce 78 minerali, 17 aminoacidi, 34 enzimi e solfato di deuterio, perché per me è la vita. Però dobbiamo lavorare lì, dobbiamo lavorare sulla riattivazione dei nostri mitocondri, lavorare sull'infiammazione silente, lavorare sui vari sistemi. E la domanda è che se è vero questo e noi parliamo di inquinamento, la filosofia di S-Drive... Deve essere rivolta a togliere l'inquinamento che sta danneggiando quelle persone, a riattivare il motore mitocondriale con giusto apporto di ossigeno e idrogeno, e quindi conoscere tutti questi indicatori epigenetici e dei sistemi che non stanno funzionando nella maniera corretta oppure che hanno bisogno di supporto. Quindi, come ci dice il dottor Marcus Tenth. Che ha creato il record, dice, ragazzi, S-Drive fa le domande al corpo e dice al cor e, e il corpo risponde attraverso il bulbo del capello, le informazioni le prende lì. E questo ci permette di capire effettivamente, per esempio, il ruolo delle vitamine, e dopo, magari. Lo vedremo. Anche qui è fondamentale, e qui c'è il, il uno dei, dei, dei massimi esperti che è Eugenio Sclauzero. Grande Eugenio ci sei? L Avevo visto prima che e, e questo, eccoti, e qui Eugenio, tu eh, sei un maestro nel eh, nel mettere insieme queste importanti informazioni. Ecco, se magari vuoi dire la tua di quanto sia importante conoscere il ruolo delle vitamine, dei minerali, eccetera, nel, nel metabolismo, nei vari sistemi, ecco. Beh, è importante perché il nostro corpo è una catena di montaggio, quindi alle volte basta che manchi anche una o due vitamine e si blocca un po' tutto quello che è il funzionamento del metabolismo stesso. Quindi, sia le vitamine da una parte che i sali minerali dall'altra sono alla base proprio della funzionalità di tutto l'equilibrio del sistema neurovegetativo. E alle volte, soprattutto per quello che dicevi prima, per come è, è, è finita la nostra. Alimentazione, dove quello che noi andiamo a comprare metti in un supermercato minimo minimo a 3-4 giorni da quando è stato raccolto, ammesso che sia stato anche raccolto in un campo che sia cresciuto con l'energia del sole, cosa assai rara. Considera che le vitamine, specie quelle liposolubili, hanno circa 12 ore di mi vita, quindi lì le vitamine liposolubili, la, D, la Dila e la K non le troviamo più. Mm. Grazie Eugenio. Grazie, grazie. E quindi Preto. ecco, magari dopo richiederò il tuo, tuo supporto. Ah, eh, e questo eh, l'abbiamo detto per le vitamine, quindi avete a disposizione un file che noi abbiamo, non so se lo avete tutti, se non l'avete mandate mail, eh, richiedete materiale, proprio che eh, dove incominciamo a parlare del ruolo delle varie vitamine e, e le loro funzioni, i sintomi, eccetera come per i minerali, come per i danni da inquinamento. Non è possibile oggi, io dico, ma nel, in, in fase di analisi, no? E qui dico, ri, ri, richiedo chiedo questa, questo parere anche a te, Eugenio, alla Simona, ma pensate quanto questo sistema è veramente straordinario e... Ehm, Direi indispensabile, perché se uno ha un sistema che gli permette di capire i danni da inquinamento, ma solo, solo per quello e le informazioni che dà su, sui danni ambientali, questo sarebbe già da, solo per questo un'opportunità enorme per un medico. Dico... dico sarebbe Dicevi ingegno scusa? Che già sarebbe tanta cosa anche solo quello lì. Ecco, Come aspetto? Già, sarebbe, già sarebbe tanta cosa. Quindi pensate cosa abbiamo in mano. Ma veramente cosa abbiamo in mano? Ma deve essere la prima, cioè la prima cosa da fare. E poi si incrocia con la NAMS. È quello lo scopo di essere. Questo è lo scopo di essere. perché voi se non conoscete. Se non avete la chiave di questa serratura, non potete entrare, no? dovete buttare giù la porta, ma insomma, in medicina è come dire, prenda schiaffi il paziente. <ride> non è proprio così, no? dimmi di cosa hai bisogno, lo scuote, cosa gli fate? Eh, oppure lo mandate a fare un centinaio di analisi eh, per, per, per eh, escludere. Che, che sia affetto da qualche patologia o escludere qualche, qualche sua problematica. Eh, invece, io penso che noi dobbiamo avere le chiavi per aprire la porta, no? E ogni, ogni chiave apre la serratura. Pensate quante serrature abbiamo e quante chiavi abbiamo per accedere ai bisogni del paziente. O per capire quante quello che danneggia le cellule di quella persona. E allora invece che guardare dal buco della serratura penso che sia importante vedete qualcosa adesso dal buco della serratura non vedete niente, no? Però se io apro la porta cambia il mondo. E allora io penso che questo è senza S-drive, così è con S Drive, è interessante il paragone, no? Ci fa capire che noi abbiamo una grande, una grande possibilità di fare la differenza. E allora incominciare a lavorare sull'invecchiamento, sulla qualità della vita, sulla salute, sul benessere, sul supporto, sulla performance, sull'approccio clinico approccio clinico integrato. Se, L'altra domanda lo sapete, la faccio sempre. Quando è l'ultima volta che avete sentito parlare di inquinamento? E mi dite, beh, ne abbiamo parlato poco fa, me l'hai detto te, sì, lo sappiamo, ma cosa vuoi? Cosa ci possiamo fare? Ecco, cosa ci potete fare? Ve lo dico io: niente, c'è poco da fare. Inquinamento: purtroppo se ne parla di risolvere il problema di inquinamento 2030, 2035 e 2050, forse, forse. Adesso paghiamo i danni che facciamo per l'inquinamento ma la, la, la salute dei nostri e le future generazioni, Simona, non può aspettare, giusto? Giusto, giusto, è emergente ormai, li stiamo danneggiando troppo. Ma stiamo creando veramente, stiamo sprogrammando la vita di intere generazioni. Cosa abbiamo in mano oggi per... Fare prevenzione per migliorare il sistema immunitario. Possiamo agire solo sul sistema immunitario. Gente. Possiamo certo eh, poi possiamo dire ok, usa meno cellulare, cerca di evitare i cibi, spazzatura, comincia a leggere le etichette, usa meno detersivi impattanti o disinfettanti impattanti, eccetera. Però continuo a dire che la vita è urgente, il DNA non è il nostro destino. Del fatto che comunque. Tutto viene condizionato nella pancia della mamma prima del concepimento e durante la gravidanza. E allora qui dobbiamo fare presto. Dico: ma queste ragazze cosa gli stiamo dicendo? La trerosclerosi, vi faccio solo un esempio, è una malattia epigenetica. E ormai gli studi stanno andando in questo senso. Ma mica c'è bisogno delle malattie cardiovascolari, tumori, diabete, eccetera. Quella è quella cosa per la prevenzione, per evitare la stanchezza cronica e il recupero nello sport. Vedete, guardate, questo è uno studio molto interessante. Eh? Il giornale italiano Asterosclerosi non è naturalmente Topolino. Eh? La Sclerosi è una malattia infiammatoria cronica che porta eventi cardiovascolari a tutti, e come vedete, ancora una volta si parla di. Metilazione. E cos'è che lavora sulla metilazione? Tutti i fattori che lavorano anche sulla lunghezza dei telomeri. E quali sono questi fattori? Si parte dallo stress fino all'inquinamento, e poi lo vedremo. Quindi tutto dipende dall'esposoma e dall'alimentazione, chiaro, da quello che noi mangiamo. Questo è un articolo bellissimo che vi consiglio di leggere. Ah, te lo devo mandare, Simona, giusto? Me l'avevi chiesto, mi è venuto in mente adesso. Te lo mando, te lo mando. Questo è bellissimo, che proprio parla di questo... Cioè, Burgio e questa pediatra che parlano dell'impatto eh, da inquinamento, di queste carenze comunque, e di tutta questa sprogrammazione che avviene a livello fetale, soprattutto nelle prime fasi della vita. E qui aumentano le malattie croniche, disturbi il neurosviluppo. Perché tutto si sprogramma qui, nella pancia della mamma. Ora vado veloce, però questo è il concetto che vi volevo eh, così lasciare per il fatto che noi con S-Drive dobbiamo prevenire i danni a distruttori endocrini, dai metalli pesanti, da particolato ultrafine, da quello che passa la barriera, entra dentro a livello embrionale e sprogramma la vita prima del concepimento e poi durante la gravidanza, dove la placenta è al centro delle malattie croniche universali. Quindi tutte le malattie si programmano lì. Questo è un documento che vi invito a leggere, 193 pagine, lo scaricate online del 2018. Scaricatelo, 193 pagine, vi dice semplicemente che tutte le malattie partono da un impatto ambientale e naturalmente da una reale rischio congenico dovuto a cosa? Disfunzione mitocondriale, modulazione redox e reali rischi congeniti E poi l'epigenetica. Quindi dalle cellule. Ecco perché cellular being è fondamentale. Perché noi ci occupiamo delle cellule. Quindi tutte le malattie sviluppano a livello cellulare, sì. E allora lavoriamo lì. Abbiamo uno strumento che ci legge cosa accade a livello cellulare. E. Cosa succede nella matrice che sta a cellulare? Qui un'altra lezione che mi piacerebbe ascoltare da Eugenio quando può. Eugenio, ce la farai una lezione sulla matrice certo. qualche volta. Allora, lo prenotiamo, eh? Ce lo prenotiamo. Va bene. Allora, qui tutto il discorso, quindi degli indicatori. Ecco, guardate i tipi di inquinanti. Cioè, questo è quello che stiamo lasciando alle future generazioni, non si può andare avanti così. Capite che è, è un problema, l'infertilità sta arrivando al 60-70%, 371.000 morti per tumore maligno nel 2019, i danni da campi elettromagnetici, utilizziamo ormai il cellulare come babysitter. E, ecco, questo è un altro documento ufficiale, che se me lo chiedete ve lo mando, Guarda, dice chiaramente questo documento ufficiale dice chiaramente le linee guida dell'europeo 2016 ci dice eh, che stanno aumentando le persone elettrosensibili e con sensibilità chimica multipla e cosa stiamo facendo per loro stiamo facendo ben poco e, e qui Guardate cosa accade quando utilizziamo questi sistemi di inquinamento. Troviamo 287 sostanze chimiche nel cordone ombelicale umano. Nella comparsa dei tumori conta l'epigenetica. Le malattie sono trasmissibili alla terza e quarta generazione. L'infiammazione ormai è un killer segreto. Di mitocondri non se ne occupa più nessuno perché sembra che. Non servono a nulla, anzi se andate a parlare con certi medici di base vi, dice, vi chiedono anche ma sì va bene lo sappiamo ma cosa vogliamo farci sapete che eh, tutto nasce da, dalla funzionalità dei mitocondri dal fatto che noi possiamo prevenire le malattie dobbiamo lavorare sulla metilazione ma anche di remetilazione del DNA non vi parla nessuno prima il dottor Eugenio Scalanzaro ci parlava del, del, del ruolo delle vitamine e dei minerali, eppure sono indispensabili per la rimelitrazione del DNA, per il controllo dell'omocisteina, e anche qui vi lancio il link dell'importanza di s dry C'è, per esempio, eh, alcuni casi importanti, anche il dottor Francesco Cortellessa, che eh, ha portato dei casi anche lui interessanti sul fatto. Che con S Drive è riuscito a scoprire una modifica dell'MTHFR e quindi eh, è, è intervenuto subito nel miglioramento della qualità della vita di questo paziente. Faccio solo un esempio, perché se voi vedete una carenza di B9, B12, folati, probabilmente è un'idea di fare un approfondimento sul, sul, sui livelli dell'omocisteina potrebbe Essere interessante, giusto, Eugenio questo? Assolutamente sì, e eh, questo penso che, che, che sia una grande forza. Pensare ad andare lì, fai gli esami del sangue. Poi ah, adesso non lo sai, però cosa ti manca. Invece, qua puoi subito andare a fondo. E quando parliamo di remitilazione. Andatevi a leggere questo meraviglioso libro, La scienza che allunga la vita, di questo premio Nobel alla medicina. Premio Nobel, 253 articoli scientifici. Questo è un genio assoluto. Guardate cosa ci dice. Stress cronico. E S-Drive cos'è che mappa? Sistema adrenergico, emozionale, salute cerebrale. È interessante avere un sistema che ci permette di capire e poi vi dice, guarda, questa ha delle carenze, ha questo danno ambientale, è intossicata da metalli pesanti e fare dei collegamenti, penso che sia molto interessante. E guardate il fatto, tutto quello che sta condizionando la metilazione del DNA, quindi la lunghezza dei telomeri. Quindi non vi parlo della carenza di ossigeno, delle varie forme di possia. Poi sarà un'altra volta eh, che farò questa, questa presentazione, però voglio eh, andare direttamente all'importanza di una medicina personalizzata, predittiva, preventiva e partecipativa. Allora, S-Drive per chi magari non ha mai ah, avuto modo di ascoltarmi è eh, Sa che il medico prescrive la risonanza magnetica nucleare. E cos'è la risonanza magnetica? Adesso hanno tolto anche nucleare, se no poteva essere <ride> confuso con eh, radiazioni nucleari e si spaventavano. Questa è, emette un campo 10-15 mila volte superiore al campo magnetico terrestre, terrestre che va in risonanza con gli ioni idrogeno, cioè risonanza con gli ioni idrogeno e quindi fa una fotografia del, del, di quello che è poi il, il corpo, come l'attacca. Eh? Eh, però la risonanza, come sapete, è un'altra un cosa, è, un, eh, è qualcosa di straordinario per la medicina. Eh, L'elettrocardiogramma misura le onde. Il magnetocardiogramma, pensate che scova le aritmie direttamente a livello fetale. Noi cosa facciamo? Noi prendiamo, partiamo da, da questo concetto, come vi ho detto all'inizio, che parlavo di energia, parlavo di informazione, informazione quindi si attivano tutte le reazioni e come ci diceva Einstein, ci diceva che tutto è energia e questo è tutto quello che esiste. Ancora, Nicola Tesla dice, affermava, se vuoi scoprire i segreti dell'universo, pensa in termini di energia, frequenza e vibrazione. E allora è una questione anche di formazione, informazione, cultura e credenza. Questo lo faccio vedere sempre, perché qualcuno di voi che sta guardando questa, questa diapositiva vede un cilindro e alcuni di voi vedranno un cerchio e altri un quadrato. Io penso che oggi abbiamo bisogno di unire le forze, non rimanere sulle nostre visioni e credenze. È proprio la differenza che ci permette di cambiare le cose e ci permette di unire le forze per migliorare questo mondo e quando parliamo di salute, penso che possiamo fare grandi cose. Allora la dottoressa Ferrante ci dice che tutto vibra quindi, quando qualcuno vi dice, vi, vi trova da dire sul fatto, sulle vibrazioni, sulle frequenze, non credeteci. Eh, è una sua visione della vita e della medicina. Ma tutto viene letto secondo lo spettro. E dentro questo spettro, dall'ultravioletto all'infrarosso, ci stanno le frequenze, la lunghezza d'onda di tutte le sostanze. Quindi se noi conosciamo la frequenza, la lunghezza d'onda di queste sostanze, possiamo risalire a quella sostanza. Giusto? Siete d'accordo? Cosa fa SDRI? Ci permette di conoscere e mappare questi indicatori. Quindi creiamo un report epigenetico dal bulbo e quindi dalle informazioni che abbiamo dal capello. Vi ricordo che il capello è un biomarker uno dei più importanti. L'altro biomarker importante che potete eh, paragonare è il liquido seminale. Non c'è un altro biomarker più importante per la mappatura delle sostanze, o il liquido seminale o il bulbo del capello. Ecco perché viene utilizzato come biomarker per l'esposoma, eh? quindi per capire se una persona fa anche uso di sostanze stupefacenti, se lavora in un ambiente inquinato, eh, se è intossicata da metalli pesanti, eccetera, eccetera. Però la lettura biofisica è straordinaria, è molto più precisa. Perché se voi prendete un capello, e lo mandate dall'altra parte del mondo, dove volete, eh, innanzitutto starà lì un po' di tempo, quindi incomincia a ossidarsi, giusto? Poi chissà chi lo manipola, chissà dove lo tengono. Poi sapete come fanno nei laboratori dell'analisi, no? Mettono lì, ah, mi vado a fumare una sigaretta, giusto? <ride> eh, no, ma vado a bere, vado a prendere un caffè, Vado, poi qualcuno c'è da fare un'urgenza, quindi questo, questo capello eh, può, essere, può avere delle interferenze, che va bene se voi usate il capello per mappare e fare il mineralogramma. E qui abbiamo un esperto che eh, è Eugenio, che sa di cosa parlo. Ma se noi vogliamo delle informazioni sottili, come quello del sistema, eh, del sistema nervoso centrale, delle varie carenze nutrizionali, non te lo può dare, perché queste informazioni si perdono. Quindi, se una persona vuole mappare, vuole capire se è intossicato a metalli pesanti, sì, lo può fare con il ma non può parlare di epigenetica. Sei d'accordo, Eugenio, su questo concetto, no? su, su, su questa possibilità. Cioè, c'è una grande sì, assolutamente. Il mineralogramma eh, intanto non valuta il bulbo, ma valuta il capello gli ultimi tre centimetri a contatto con la cute e quindi dà un report di quello che può essere stato negli ultimi tre mesi l'assetto minerale della persona. Però questo non, non c'entra nulla con l'aspetto epigenetico, è un discorso puramente di quello che è stata la costruzione del capello negli ultimi tre mesi e la valutazione dei vari livelli ormonali che si possono dedurre dall'equilibrio dei minerali rispecchia quello che è stato negli ultimi tre mesi. Questo è il mineralogramma. Sdrive invece valuta soprattutto sotto l'aspetto vibrazionale e quantico quello che sta influenzando in questo momento la persona e quindi ha uno spettro anche di valutazione molto più ampio. Grazie. Eh, infatti la NASA, guardate, utilizza i, i capelli... Come biomarker eh, per la salute degli astronauti, ma anche pensate, lo utilizzano per gli disturbi psichiatrici, il bulbo del capello. Eh? Eh, parliamo di bulbo perché è una grande differenza. Il bulbo quando voi lo prelevate dalla persona, lo mettete sulla bobina di S Drive e fate la scansione entro pochi secondi. Quindi vibra. Una frequenza molto alta, una vibrazione molto alta, un'energia molto alta, perché lo prendete dai tessuti. Eh? Quindi, quando voi fate la mappatura, fate una, quasi eh, una mappatura di un test in vivo. Ed è straordinario questo concetto. Cioè. cioè è in vivo. Non è in vitro. <ride> Capite la differenza? È enorme. E quindi prendete sempre il bulbo per le persone nuove dietro alla zona occipitale, eh? proprio zona occipitale. Avete un video a disposizione nei software che vi spiega anche come fare, se l'abbiamo in inglese e in italiano, se lo volete in italiano basta che ce lo chiedete, e vi fa vedere quanto sia facile no? l'utilizzo delle pinzette a disposizione di, per. Catturare l'informazione, proprio si dice così: catturare l'informazione, metterla sull'S-Drive e fare la scansione che deve essere fatta immediatamente per non perdere le informazioni. Poi, una volta che sono archiviate queste informazioni nel computer, potete inviarle quando volete, potete anche fare salva e invia dopo. Ma adesso ve lo faccio vedere. Quindi, usiamo i capelli perché archiviano tutte queste informazioni. Ecco, vedete la doppia bobina di Tesla? Eh, non è altro che come ci spiega da sempre il professor Spaggiari è una spirale risonante, cioè che risuona, con le informazioni contenute nel bulbo del capello, perché se io eh, faccio vibrare queste queste, questa, questo spettro, questo genero, questo spettro, e quindi questo spettro. Se ha delle frequenze vibra, quindi risuona, risuona con il bulbo del capelli che ho messo al centro della bobina. Mettetela sempre al centro nella parte più scura. Eh? Poi mettete il coperchio e quindi facendo questa scansione legge le frequenze dentro il bulbo e queste frequenze vengono eh, archiviate. Quindi si ha questa onda caratteristica. Onda caratteristica con tutte le frequenze e ogni frequenza corrisponde a quella sostanza o a quella situazione eh, eh, del campo della persona. E guardate un po'. <ride> che bella! Questa guardate, guardate S-Drive qui in basso, a destra, guardate l'universo, guardate il DLA e guardate tutto quello che c'è in natura. Tutto torna nella vita. Eh? Questa è, 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 è una cosa così meravigliosa, è perfetta. Dici, ma chi l'ha fatta? <ride> chi è stato a fare queste cose così meravigliose? Eh, quindi S-Drive è quindi un sistema biofisico che interagisce con le informazioni di onda sinusitare scalari, cattura queste informazioni nell'onda caratteristica emessa dal capello e dal follicolo e quindi è un'istantanea unica del campo epigenetico e biofisico di quel soggetto in quell'istante. Quindi viene archiviata, poi va ad Amburgo, viene elaborata dall'algoritmo e in 12 minuti vi dà il report. E qui incominciamo a entrare nella, poi nell'interpretazione eh, nell nell del report S-DRAM. Comunque, vedete già, se voi vedete. Qui avete una priorità consigliata e mh, da considerare nessuna azione quindi quando il report vi arriva già sulla pagina 3 avete dei numeri 1 2 3 4 eccetera vedete 1 qui c'è in caso food e avete una p vicino vuol dire che quella è una priorità al numero 2 resistenze p e avete un'altra priorità e poi al 3 gli, gli, F, gli, gli acidi grassi essenziali al 4 Gli aminoacidi vedete sempre una priorità, e poi qui c'è l'impatto ambientale con una A da porre attenzione. Naturalmente, voi noi ce l'abbiamo in italiano. Quindi, abbiamo la possibilità di conoscere le sostanze chimiche, le tossine, le radiazioni, intervenire su, sui danni da campi elettromagnetici e il piano per rigenerare proteine, nuovi enzimi, nuovi ormoni. Allora. Mi raccomando, il test S Drive si fa ogni 90 giorni. Nelle patologie importanti nei bambini oppure patologie importanti, eh, c'è qualcuno nel mondo che lo fa a metà, a 45 giorni. Eh, ve lo dico per, per chi magari, per i medici che hanno a che fare con dei pazienti però il marcus dice se potete fatelo più in là possibile perché le informazioni di risonanza di rigenerazione ce l'avete ogni 90 giorni quelle precise s drive mappa oltre 800 marcatori chiave 800 avete qualche altro sistema a disposizione che è in grado di mappare 800 marcatori chiave in 12 minuti? Conoscete un sistema al mondo in grado di fare questo? In 12 minuti? Non c'è. E questo è tutto il discorso dei certificati che vi dicevo. L'F10 dice che S Drive ci serve per promuovere la buona salute, lo stile di vita sano, motivare e incoraggiare il raggiungimento degli obiettivi di salute e benessere. E quindi è un valore aggiunto enorme al servizio, quindi al campo dell'epigenetica. E come dico sempre, concludo questa presentazione dicendo che la vita senza amore non ha senso. Quindi penso che questo sia veramente un grande mezzo che ci può far fare la differenza nell'aiutare le persone a vivere meglio. Entriamo adesso, eh, nel, dopo questa premessa che mi sembrava insomma, giusto fare per riassumere l'importanza di S Drive, adesso entriamo nell'utilizzo del software. Allora, e come si utilizza S Drive nella maniera corretta? Vi, voi sapete che questa è la prima parte di tutte di, di questa nostra prima fase di formazione. E, poi entreremo nel dettaglio, poi avrete anche eh, supporto del comitato scientifico, quindi per qualsiasi cosa sono a vostra disposizione sia io i collaboratori che insomma vi hanno. Eh, Introdotto in questo meraviglioso mondo, e quindi contate su di noi per qualsiasi informazione. Supporto eh, questo se avete piacere, questo video questo, questa serata ve la mando per, per guardarla con calma. Insomma, avete tutto il nostro supporto. Quindi non, non, non disturbate mai. Chiamatemi a qualsiasi ora del giorno, della notte. No, no. <ride> No, di notte lo no. fatevi dormire. Allora, tecnologia S Drive, il software. Il software, ehm, vedete, mi appare qui, lo vedete, ho ancora tre problemori in attesa di essere inviati per via email. Lo vedete? Allora, quando vi appare questo... Voi avete la possibilità di andare su Promemoria, qui sopra, e voi fate OK, poi andate su Promemoria, invia Promemoria a tutti, sì. Il software invia alle vostre pazienti il memo di ritornare, che sono passati ormai i 90 giorni, e quindi di ritornare a fare il test. E questo penso che sia una grande utilità eh? per voi. Allora, S Drive, tecnologia S Drive. Colleghiamo in diretta S Drive. Per pulire S Drive ci sono delle salviette PIC, PIC Indole. Sapete quello per disinfettare? Ecco, eh, procuratevi quelle salviette PIC sono le migliori, non lasciano residui. Se non avete quelle, cosa fate? Una, un Kleenex, un fazzolettino Kleenex, lo inumidite appena appena di acqua ossigenata, ma deve essere proprio appena umido, e lo passate sulla bobina S-Drive. E poi asciugate subito. E poi passate il pannetto in dotazione. Sapete che avete due pannetti, quelli tipo quelli che si può per pulire gli occhiali. Eh? Questo pannetto e mi raccomando asciugare bene la bobina. Fatelo anche con il coperchetto. Eh? Quindi pulite sia sopra che sotto. Allora, software S Drive ve l'hanno installato, quindi lo avete già sul vostro desktop. Si può installare in più computer, però naturalmente funziona sempre il solito. Vi dico una cosa, che però se lo fate con più computer, eh, il problema per chi ha studi a destra e a sinistra, eh, ricordatevi che l'utilizzo ottimale è un portatile, perché se lo mettete su un computer stanziale... Eh, il problema è che il cavo poi non arriva, è corto, poi resta vicino ai campi elettromagnetici e, e non va bene. Quindi l'ideale è sempre portatile. Anzi, il portatile. Window non funziona con Mac. Window eh, distanza di filo. L'S-Drive va sempre messo a distanza di filo da. Eh, dal computer intorno a s drive non ci deve essere nulla tipo cellulari metalli prodotti eh, disinfettanti detersi niente deve essere pulito quindi allungato distanza di filo vi <coughs> consiglio di mettere la persona la, la, il vostro cliente paziente vicino a S Drive, cioè seduto vicino a S Drive. Eh, dovete fargli togliere tutti i metalli, collanine, orecchini per le donne, eh, anelli, braccialetti, cellulare, e mettetelo da un'altra parte, non vicino a S Drive. Eh, questa è la cosa più importante da fare perché come dire vado a fare la risonanza magnetica e mi lascio tutti i metalli come sapete è vietato non ve lo fanno fare eh? perché disturbano quindi togliete tutte queste cose mettete il paziente seduto con gli occhi chiusi se potete non è direi importantissimo però eh, qual è il razionale? Che se voi chiudete gli occhi, emisfero destro e sinistro si connettono. Se voi li aprite, non sono connessi, ma sono, ognuno va per i fatti suoi e magari poi alla fine passa un gatto e questo si spaventa. <ride> Quindi eh, si chiude gli occhi, li prelevate dal bulbo il bulbo di, del capello, due, tre, quattro, quello che volete, basta che ci sia il bianco, ci deve essere il bulbo. E li mettete al centro, non toccate i capelli con le mani. Aiutatevi, magari con questo, con il coperchietto, non mettete le mani nel coperchietto perché lascerete delle, se no lasciate delle sostanze nel vostro sebo, Quindi dovete pulire. Eh, Poi prendete il bulbo, lo mettete al centro della bobina S. dry al centro, nella parte più scura mettete il coperchetto, dovete dire alla persona semplicemente, io ho fatto ormai più di 6 7000 mila testi in tutti questi, questi anni, quindi non mi ha mai detto niente nessuno, <ride> chiude gli occhi, mani sulle ginocchia, un bel respiro, rilassato sulla seggiola, sta così 20 secondi, anche vedete nel vostro computer appare proprio la scansione. Quando è finita la scansione, scegliete cosa fare. Se avete la linea, inviate, invia adesso, scegliete il, il tipo di test che volete fare. Vi ricordo che avete a disposizione il test per il sistema immunitario, il test per lo sportivo, il test per la rigenerazione della pelle, il test per la pelle, unghie e capelli, il test per i bambini da 1 a 12 anni, il test per i cani e per i gatti, il test per i vegani e tra poco ci sarà questo test eh, sul metabolismo con una pagina in più rispetto a quello che è il sistema immunitario specifico per il metabolismo e c'è in programma eh, molto presto di una pagina sulla Specifica sul fegato. Quindi su tutti i metaboliti e tutte le problematiche relative alla salute del fegato. Quindi pensate come si sta espandendo questa, questa grande tecnologia e questa opportunità veramente di approfondire sempre di più le esigenze e il supporto alla, alla persona. Quindi, per esempio, se voi volete richiamare. Una, una persona, vediamo, gli avete fatto il test, torna dopo 90 giorni, mettete il cognome, in questo caso Terziani. Eh, qui ci sono i miei dati, eh, se li volete guardate lì. Se qualcuno vuole, lì c'è i miei dati, telefono, email, c'è tutto. E eh, così sapete che sono nato anche l'11 agosto 1964, sono vecchio, eh, anche rimbambito. 11 agosto 1964. Allora, non serve se arriva una persona a riscrivere tutti i dati, la richiamate col, col cognome, viene fuori, accetto, si siede, si toglie tutto quello che deve togliersi e fate la scansione. Guardate, ve la faccio proprio. Faccio una scansione. Una, adesso facciamo una, non solo una prova: si accendono le lucine blu eh, del, dell'S-Drive, non so se. Sicuramente le vedete, vedete che si accendono le lucine. 20 secondi, finito. Può aprire gli occhi, il test è finito. Noi cosa facciamo? Invia adesso, inviamo, scegliamo quello che, che serve. In questo caso faccio un demo. Eh? Vedete benessere ottimale, demo. Posso scegliere la lingua. Italiano, adesso se io non avessi avuto la eh, la linea WiFi o LAN, posso salvare in via dopo. Vedi, faccio salva in via dopo, vi faccio vedere questa che magari non l'avete mai vista. Faccio salva in via dopo, la stessa procedura, vado su italiano, ok, conferma invia. La richiesta è stata memorizzata per una trasmissione successiva e faccio ok. Quando ritornate in posto dove avete la linea, cosa fate? Invia scansioni in attesa. Vedete qua su, c'è il via adesso, salva il via dopo, invia scansioni in attesa. Sei sicuro di voler trasmettere le scansioni? Sì. E l'ho inviato. Adesso. La richiesta è stata trasferita correttamente al centro servizi analisi dei dati. Ok. Quindi e mi riporta nella pagina iniziale. Io posso fare un altro test. Nuovo, accetto, e qui inserisco tutti i dati. Vi ricordo, per chi è le prime volte, che, per esempio, le mail, scrivendo le mail, dovete andare sopra a scrivere tutta l'email, anche la chiocciola, e i puntini vanno, vanno via da soli. Eh? Basta fare così fate tutto, eh? dovete proprio mettere tutti i dati, sono a tendine quindi è molto semplice, eh, il cap eh? e la paese basta andare sopra e viene in automatico Italia. Se qualcuno di voi capita di andare all'estero, che mi avvisi perché lo devo eh, attivare per quel paese dove va, eh? se no non funziona. Oppure fate salva e invia dopo. E, e poi quando ritornate in Italia lo mandate ma non potete fare test all'estero se non siete autorizzati eh, perché così nessuno viene in Italia nessuno va a, a rubare in casa degli altri insomma eh? allora in questo um, in questo modo quando voi eh, utilizzate S-Drive, poi vedete qui eccolo qua, aspettate. Eh. Ok, se sbagliate basta fare cancella e ritorna tutto normale. Quindi basta cancellare e ritorna, non consumate niente. La gestione dei dei report è molto semplice. Richiamo il paziente, vado su cronologia, vedete che qui ci sono i vari miei vedete tutti quelli che io ho fatto c'è quello che sto aspettando però se io voglio eh, aprire un report basta che clicco due volte e il report si apre posso cliccare due volte o posso andare su report e gestire il report da questa opzione Vedete, aprire il report, copiare il report sul desktop, mandare il report via email al cliente, al paziente, tradurre il report in un'altra lingua, rigenerare il report, magari lo aprite e quel report non si legge bene, potete rigenerarlo o scaricarlo di nuovo. Mm. Poi, una cosa interessante è questa, vedete, il report... Non visualizzato, vedete magari io ne ho non visualizzati perché magari sono andato al congresso, ho fatto il test a questi medici e poi eh, non è che li posso interpretare a tutti. Però se eh, voi invece questo magari non ce l'avete perché li avete tutti visualizzati. Ma non visualizzato è questo: visualizzato, scusate, vado su visualizzato. E ho tutti quelli visualizzati. Guardate ieri quanti test ho fatto. Quanti ne ho fatti? Ieri, cos'era ieri? 2014, guardate un po': 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 test ho fatto ieri. Interessante. Eh. ok allora fino qua tutto chiaro volete farmi delle domande accendetevi il microfono chiedete fatemi tutte le domande che volete eh. c'è qualcuno che non è chiaro vuole farmi qualche domanda posso andare avanti A aprite proprio il microfono e chiedetemi se eh. qualche chiaro per tutti wow. tutto chiaro Giorgio, forse una cosa. Sì. Quando tu flaghi sotto invia il report email in modo automatico che arriva sia direttamente Bravo. al cliente oppure no, dipende dalla tua scelta. Bravo. Allora eh, sì, giustamente dice una cosa giusta. Allora, quando io riempio il, tutti i dati di base del paziente, del cliente, Ricordatevi che qui avete questi due flag, uno e due, vedete questi due. Vi consiglio di flaggare solo questo sotto, non quello sopra. Poi una volta che vi arriverà a voi, andate su cronologia, qui, adesso faccio salva, perché ogni volta che modificate, potete anche modificare nome, la via, che avete sbagliato qualcosa, lo modificate e fate sempre salvare. Eh, poi decidete, arrivo su cronologia, vado sul report che mi è arrivato, vado sul report qui, invia al cliente. Glielo potete mandare dopo che l'avete discusso, oppure non mandarglielo. Eh, oppure vi serve una consulenza del nostro comitato scientifico. Allora cosa fate? Qui cancellate questa email e mettete... O la mia o quella del comitato scientifico a cui chiedere un parere su questo report. È molto interessante, qui basta scrivere qualsiasi eh, email, vedete? E faccio ok e lui me lo manda Aspettate, naturalmente che qui vi dica, vedete che io lo mandate, per esempio le mie a Bartolomeo per chiedergli un parere e Aspettate che qui vi appaia inviato l'ora, eh? perché me lo faccio anch'io il test. Eh? No, tanto per dire magari eh, eh, se no facciamo come calzolai che eh, vanno con le scarpe rotte. Quanti di voi si fanno il test ogni tre mesi? Mm. Allora. Altra cosa importante della gestione eh, dell'S-Drive, qui avete eh, a disposizione il video, oltre a tutti i video su YouTube, qui come creare un report. Se vi dimenticate qualcosa all'inizio, ma basta fare tre report, è tutto chiaro. Se vi dimenticate qui, come creare un report, si apre un video proprio di come farlo, come vi ho spiegato io. Ehm, Dunque, adesso passiamo all'interpretazione del report S Drive. Una cosa di base. Eh, stasera non la faremo molto lunga, eh, perché siete tutti stanchi, quindi voglio fare delle cose brevi, non tenervi qua delle ore. Se qualcuno vuole fare una domanda, tutto ok. okay. Benissimo. Mm. Maria Rita, il mio numero di telefono, mandatemi un messaggio. Vi metto un messaggio qui 335 648 1 2 6 8 per chi vuole entrare eh, vuole entrare nella chat basta che mi manda a questo numero whatsapp 335 l'avete visto mi mandate un messaggio io sono la dottoressa, sono eh, nome e cognome, e io vi faccio entrare. Ok? Bene. Date che prendo un attimo fiato. Grazie. <ride> allora, interrompi. Tutto chiaro? Fate così con la capa? Sì, tutto a posto? Tutto bene? Tutto... Siete contenti? Siete felici? Mm, ricordatevi che bello che oggi ci abbiamo anche l'opportunità di farci gli auguri di Buon Natale poi. Eh? Ah, che bello. Simona, sei ancora, sei ancora viva? Sì, dopo tutta la giornata e la nottate che fai? Penso che vi saluterò a breve, perché <ride> davvero sono cottissima stasera. Allora, eh, guardate... Prendiamo un report, ottimizza il tuo benessere e questa è la cosa più importante, perché eh, l'interpretazione del report fa la differenza. Eh, qui bisogna studiare, essere professionali, non dire cose che... Non facciamo diagnosi, la diagnosi la fa il medico con tutti gli strumenti possibili e immaginabili, con tutto quello che è la medicina. Questo è uno strumento di supporto straordinario, importantissimo, unico. Lo ritengo indispensabile, che va fatto a tutti all'inizio, prima dell'anamnesi. Prima, cioè arriva le persone, e faccio S drive. Poi ti farò il resto. Però fategli prima di tutto S-Drive. Eh, allora, vediamo di prendere un, un report. Magari, se qualcuno ha un report da discutere, lo discutiamo volentieri. Eh, se volete, o prendo uno io a caso, prendo uno io a caso. Allora, vi prendo un report interessante. Ah, una cosa che vi chiedo è questa. Qui vige eh, la privacy, giusto? Non faccio in tempo a togliere nome e cognome, non faccio in tempo. Però fate conto che voi non avete visto niente, giusto? Allokay? No perché? No perché? Non, non, non copiare, non fatevi le foto, roba del genere. Eh? Mi raccomando, chiedo questa serietà eh, da parte di tutti. Perché eh, prendo un report qualsiasi, di tanti anni fa, andiamo qua giù in fondo, così almeno. Uh, ok. okay. Abbiate pazienza, eh, arrivo eh. e ne prendo uno uh, che può servire veramente a tutti. Ci sono più informazioni possibili. Ok. Scusa Giorgio, posso mentre che trovi... volevo un attimo ecco. fare una puntualizzazione quando tu dici sì. Sì. che questo è uno strumento attualmente che non fa diagnosi, ma io vi faccio, vi faccio riflettere. Eh, non so se avete presente eh, l'Age Reader, non so se lo pronuncio bene, è quello strumento dove si metteva l'avambraccio su questo strumento, eh. Eh, dove sfrutta questa metodica sempre non invasiva per misurare no. gli access, ok? Che diversi anni fa non era uh, strumento medicale. Oggi, certo. oggi è strumento medicale. E eh, certo. E indovinate che, 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 che tecnologia usa. La stessa tecnologia è Drive. Sì. Sì. E... È sì, uno veramente... strumento di classe medica. Sì, però sai, è, è chiaro. che... Sì, sì, sì. Tu sai, Giuseppe, però che noi dobbiamo essere molto sempre in linea, rispettosi. Sì, sì, però dico vedrai che fra qualche anno, se andiamo a questo passo, lo faremo sì. diventare dispositivo medico. Perché anche l'Adge Raider all'epoca lo prendevano in giro, anzi, mi prendevano in giro perché quando l'ho portato io mi dicevano che ero pazzo, che era cose che non eh, erano. Sì. Oggi invece è un dispositivo medico. Oggi è no, sì. dermatologia. Scusa, sì. un no, no, ti ringrazio, ti ringrazio. Eh, C'era anche, anche Bartolo prima, poi so che ha dovuto, se aveva una, una Bartolomeo Allegrini, non so se c'è ancora Bartolo aveva un, un impegno allora una nottata. Allora guardate, tutti vedete no? Allora, ricordiamoci che S Drive ci mette in condizione di avere un report che è firmato. Dai medici responsabili del centro di elaborazione dati. Quindi noi stiamo, comunichiamo un referto, tra virgolette, eh? un referto. Quindi che è firmato da questi medici, tra cui Marco Stend, che è quello che in base ai dati che rileva la tecnologia S-Drive ha creato il report. Tutti i report l'ha creati lui insieme a questo dottor Meyer che è presidente tra l'altro di medicina di biorisonanza in Germania. Allora qui avete naturalmente eh, chi lo fa, avete la data del prossimo report. Allora guardate, la prima cosa da fare è una cosa semplice, non vi complicate la vita. S-Dryer va letto quello che dice, cioè eh, Marcus dice sempre Basta leggere S-Drive, qui vi dice sistema adrenergico, vedete nel riepilogo? Cioè, quale lampadine si stanno accendendo in questa persona? Il sistema adrenergico, il sistema emozionale, il sonno, il sistema gastrointestinale. È sotto stress, quindi che tipo di stress ha ah, poi quello naturalmente... In base all'analisi che farete, a quello che chiedete, a quello che vive, dove vive, sotto stress il sistema emozionale non dorme o non recupera il suo sonno, e il sistema gastrointestinale. Magari, qui Eugenio, se poi mi vuoi aiutare, eh, ti insomma, sei benvenuto. Insomma. Eh, Qui sulla sinistra vedete panoramica per un benessere ottimale. Avete già dei numeri su cui lavorare. Cioè, al primo posto, vitamine prioritario, cioè carenze vitamine. Numero due, sistema antiossidante 2P prioritario. Numero tre, aminoacidi prioritario. Quattro, sfide ambientali prioritario. Cinque, resistenza, cioè sistema gastrointestinale. Sulla destra ancora avete limitazioni alimentari, non è un test per le allergie, non è un test di eh, intolleranze alimentari, tra virgolette, però vi dice quali cibi sarebbe meglio non mangiare. A volte vengono dei cibi che proprio la persona non mangia già di suo, quindi la risposta da dare è. Per queste cose? La risposta è, guardi, questi cibi che le assegna, se li mangia li elimina, se non li mangia continua a non mangiare, Basta, cioè non è che c'è da, ah ma no, ma io non lo mangio. No, questo non è un test di allergia o intolleranza. Quindi se le mangia le toglie, se non le mangia continua a non mangiarle perché già lui magari non le mangia di suo perché gli danno già fastidio. Allora, sotto per priorità vedete uno c'era le vitamine. Sotto vi viene le vitamine al due, gli antiossidanti, vedete tutto in sequenza. Allora, qua cosa vi dice? Vi incomincia a dire: guarda, a questa persona gli mancano le vitamine, quali K1 B9, B5, K2 gli mancano, è chiaro che come ci dice Marcus, il corpo le richiede, cioè ha bisogno di queste vitamine. Poi potete eh, pensare se queste vitamine non le assimila, non le assume, no? comunque gli servono. Dategliele nella maniera più biodisponibile possibile, come sapete, eh, non per fare pubblicità, ma abbiamo le vitamine spray sublinguali. Abbiamo la K2 che è EP, k 2 tanto per fare un po' di pubblicità, sì. <ride> eh, però vedete qui K1, K2, vitamina B9, vitamina B5. Quindi la possibilità, insomma, di integrare queste vitamine. Poi è chiaro che la prima cosa da fare è agire a punto di vista alimentare. Però se voi poi pian piano andate avanti, capite anche perché questa ha queste carenze del sistema antiossidante, antocianine, zinco, sulforafano, acido alfa-lipoico. Guardate gli aminoacidi, glutammina, triptofano, taurina, valina. Qui eh, il dottor Sclausero, Eugenio, se intervieni già quasi fai una lezione. Guardate eh, qua. Già il fatto che manchi la glutamina significa che il sistema intestinale è abbastanza compromesso e infiammato. E se è infiammato e c'è un malassorbimento, chiaramente poi anche tutto il resto viene di conseguenza, perché nel malassorbimento tutte le vitamine e i sali i minerali non vengono assorbiti bene. Quindi una persona sicuramente da trattare con degli antinfiammatori intestinali e a livello dietetico, insomma eliminando cibi eccessivamente infiammanti, quindi eccessivamente acidosici. E qua intestino permeabile, no? Ci segnala. Esatto. Quindi, esatto. Sopra... E poi vedete, triptofano, vedete cosa ci diceva sopra stress, sistema adrenergico, emozioni, sonno. la regolazione, eh, quindi, sì. del sistema è, è, è compromessa. Lì, cioè... lì manca la serotonina, quindi eh, serve eh. appunto il 5 dorsi di triptofano, sì, esatto. Poi vedete qui sostanze chimiche idrocarburi, quindi intossicazione, dove vive, dove lavora, in che città, e come mai così inquinato. E guardate poi gli intestini. Funghi, quindi questo ha una fermentazione, ha una candidosi come prioritario, de, quindi dovete lavorare sul metabolismo degli zuccheri e, sul, e sull'apporto nutrizionale. I virus, quindi questo ha ah, sicuramente, potete anche fare il GG per vedere se c'è una riattivazione dei vari herpes, eh, citomegalovirus, eh, Epstein-Barr, potete farlo, un approfondimento se volete. Però naturalmente già qua vi dice quello che ha bisogno e quello che lo sta danneggiando. Quindi pulizia del sistema no, intestinale, è inutile dare in questo caso probiotici, non servono a nulla. Giusto Eugenio? Dobbiamo eh, sfiammare, disintossicare, pulire. Per esempio, il Bioenergen è molto interessante qui. Come potrebbe essere esatto. interessante l'estrosimetionina, perché segnalandomi sul forafano mi segnala fegato, giusto? Esatto. E tra l'altro, considerate che i, il, i funghi normalmente, a livello evolutivo, sono lì per riparare danni, quindi vuol dire che è estremamente infiammato l'intestino. Ecco. Eh, guardate, quante cose, e siamo alla prima pagina, basta così, cioè non, è, non vi complicate la vita. E se poi andiamo avanti, lui ci segnala, adesso l'abbiamo messo in verde perché. Le persone si incominciavano a prendere troppa paura, ah, rosso, allora, allora in verde anche questo. Il sistema cardiocircolatorio, intestino e sistema immunitario, eh, sono, eh, cioè, hanno bisogno di attenzione. Ti dico, guarda, vai a vedere cosa sta succedendo. Allora, ogni pagina vi spiega come è messo questa persona. Guardate un po'. Allora, questa è la pagina sul sistema immunitario dovrebbe stare su entro 11.19. 19. Lui, il massimo è 35, lui è 66. Abbiamo visto anche 120, 130, eh, ragazzi, anche 137. Però vedete qui è il doppio del massimo. Andiamo a vedere mh, proprio per rendere semplice la, la, la vita, proprio dove dovete lavorare. Vedete i numeri. 4, 7, 15, 10, 8, 4, 18. Lavorate dove vedete i numeri più alti. Quindi sul sistema gastrointestinale e sul sistema antiossidante. Giusto, Eugenio? Quindi lavorate lì. Sistema gastrointestinale, sistema antiossidante e quindi sulle carenze. E cosa potete fare? Sull'intestino ve lo dice. Guardate, questo come diceva prima, guardate, hai anticipato, Eugenio, quello che stavi proprio, quello che hai detto, eccola qua. Questo è come è infiammato. 30. Sì. Guardate, Guardate, sì, non l'avevo visto prima, non l'avevo mai, ma guarda qua. E Tu l'hai già anticipato da quello che hai visto sopra. Guardate: glutammina, sulforafro, quindi fegato e infiammazione e intestino, triptofano, quindi il problema serotoninergico, i danni da campi elettromagnetici. Guardate che è 12, quindi vedete: 12 stress ambientali, 12 marcatori nutrizionali, 15. Lavorate lì. È chiaro che poi mettete a posto anche il sistema emozionale. Quindi come ci lavorate lì? Su come lo dice lui. Togliete quello che vi sta danneggiando e dategli quello che qui l'organismo chiede. Non è così complicato. È semplice, poi dopo il medico farà il medico. Ma intanto qui vi dice già: vedete, cardiocircolatorio B9, quindi fluidificazione del sangue. Eh, per esempio metilazione perché qui se manca la B9 quindi c'è anche un problema di metilazione, e, e magari se gli manca la K1 vuol dire che questo non mangia neanche verdure Eugenio, giusto? Non mangia verdure a, fo a foglia larga, per esempio, eh, che potrebbe essere insomma. Importante. Una persona che non mangia pure, quindi di conseguenza è non così. E molto acidosi, di fatti, anche il magnesio che è uno dei principali attivizzanti. Ci di... manca la K1 e la K2. E eh, 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 questo si fa capire. È B9 e quindi ancora folati da, da verdura. Quindi esatto, vedete, esatto. vedete che tutto torna, che tutto torna. Quindi no, il tipo, i consigli che voi date come nutrizionisti, mangiare un'insalata... Una eh, prima dei pasti di stagione, con olio extravergine di oliva, insomma, è eh, verde in questo caso. E poi, guardate, danno ambientale che non è gravissimo, però state attenti perché vedete, ricordatevi come ci insegna sia la Deborah Quini che la, la, la Alessandro Gelli sui danni da campi elettromagnetici. Il, il campo elettromagnetico, altro la flora intestinale altera la flora intestinale. Quindi è sempre la goccia che fa traboccare il vaso. Fate uno più uno più uno. S Drive ci permette di mettere insieme il mosaico. E vedete microonde, togli il cellulare dalla stanza dove dormi, spengi il wifi prima di andare a dormire, eccetera, eccetera. Scorrendo vi fa vedere proprio... Quanto queste vitamine, quali vitamine? Vedete, se guardate quel, il pieno P, queste sono quelle che mancano, no? i verdi P. Vedete quelle sotto, quello B3? Non gli manca la B3, vedete com'è piccolo? Anche se lo guardate quello spicchietto B3, la B2 è piccola, però probabilmente. Ecco, una cosa da importante, quando voi rifarete il, il, il secondo test, non è detto che questa persona ha i test migliori, può anche peggiorare il test, perché questo è quello che ha bisogno di urgenza per il suo metabolismo e per mettere a posto quei sistemi. Ma poi magari lì sotto c'è ancora, ancora problemi. Quindi a volte migliora perché magari è solo quello, o magari come una cipolla, no? Noi togliamo gli strati fino a che arriviamo al nocciolo. Eh? Quindi ricordatevi che S Drive ci guida, è un GPS, è il GPS che vi permette quando siete sopra la città di vedere dov'è il problema, dov'è la stazione, dov'è lo stadio, dov'è il Duomo. Dov'è il comune? Se voi invece siete dentro la città, eh, non, non, non vi potete orientare. Avete bisogno del GPS e di farvi guidare dal GPS. Ma la visione proprio di sistema, di tutto, globale della situazione, lo avete so solo se siete sopra. E quindi S-Drive vi permette di guardare nell'insieme la situazione di quella persona. E capire cosa ha bisogno, capire cosa lo sta danneggiando. Quindi, così per i minerali: boro. Boro, cosa vi fa pensare e magnesio? E eugenio, intestino, ossa, no, infatti, in acidosi. Giusto? Eh, e poi tutto il resto. Guardate. Indicatori di acidi grassi essenziali andiamo a vedere anche qui Epa omega 3, quindi deve mangiare più pesce. Ha bisogno di qui potete intervenire con l'alimentazione perché non è pieno. Molto semplice. Questo è proprio una, una, una guida. Vedete il sistema antiossidante, sulforafano, quindi fegato. Quindi in questo caso poi potete scegliere di dargli l'esterozimetionina, il same, anche se non lo chiede la metionina, però, però lui proprio il fegato, questo è intossicato, non rimuove le sostanze tossiche, che dici, di, ci ha detto che c'è sostanze chimiche. Zinco, non solo come antiossidante, come sapete lo zinco ha un ruolo importante a livello ormonale. L'acido alfa-lipoico, potentissimo antiossidante, le antocianine, poi vi dice anche dove le trova. Basta leggerlo bene, vi spiega tutto il test record. Vedete: glutammina, quindi testino permeabile, taurina, la valina, il triptofano, la serotonina gli manca, la modulazione serotonica che non dorme, o dorme male o non recupera, si alza sempre stanco al mattino. E guardate in questa pagina, a pagina 22, le sostanze tossiche di questa persona che lo stanno intossicando. Quindi fuma, è un fumatore? In che ambiente lavora? Dove vive? Cosa utilizza? Eccetera, eccetera. Andiamo ancora sotto e guardate, qui avete, io penso, uno dei test, un fattore straordinario, perché qui avete chiaro cosa sta succedendo a quell'intestino. Metabolismo degli zuccheri sicuramente, fermentazione, cosa mangia, latte, latticini, formaggi, tutto discorso legato alla candidosi, voi lo conoscete meglio di me, muffe e spore, le mangia o le respira? È in un ambiente umido? Cioè fatevi queste domande. Virus, c'è una riattivazione Epstein-Barr, sapete quanti in questo momento o hanno affetti da Covid, hanno avuto il Covid, oppure da vaccino hanno queste riattivazioni ne stiamo trovando tantissime Chi ha avuto modo di partecipare alla scuola di alta formazione weekend scorso con bartolomeo legrini c'è stato proprio un quattro ore di lezione su questo ehm, poi qui vi ripete i vari eh, cibi da eliminare dalla dieta per 90 giorni le sostanze chimiche. Allora pensate che solo togliendo una sostanza che dava fastidio siamo riusciti a migliorare la performance di un atleta che, aveva, che mangiava quella sostanza contenuta in un prosciutto cotto. Capite? E gli piaceva il prosciutto cotto e mangiava sempre il prosciutto cotto e poi non recuperava, si se era sempre stanco. E poi vai, vai a vedere tutti qui le, i codici di questi additivi alimentari e alla fine è migliorata la, la, la qualità della vita, la performance di questa persona. E qui quando vedete priorità, intervenite, prende farmaci, fa tinta dei capelli, usa prodotti pieni di, di, di tutti questi conservanti, mangia male, mangia sempre al ristorante. Eh, non leggere le etichette, eccetera, eccetera. Qui sotto avete la fase che vi spiega come depurare, ma voi lo sapete, però, qui vi do alcuni, alcuni consigli: togliere questi cibi, eh, ripristinare le funzionalità enzimatiche, pulire l'intestino. Ecco, eh, questi link sono interessanti per creare cultura, anzi, io se fossi in voi quando cliccherei su le tossine poi scaricherei il PDF e vi faccio vedere quale interrompi condivisione questo scaricherei questo lo stamperei perché è una pagina sola, quindi potete stampare fare un, un po' di copie e le lascerei alle persone, perché se viene fuori sostanze chimiche, gli dite di leggere queste fonti di intossicazione, come nel caso di quella persona. Se viene fuori radiazioni, andate a leggere queste parti, radiazioni ionizzanti. Se viene fuori metalli tossici, queste sono le fonti di, che possono inquinare quella persona a metalli tossici. Quindi è anche, ovviamente, una possibilità di creare cultura, di fare informazione, di fare prevenzione, di dare un servizio al vostro cliente paziente. Poi c'è anche tutto il discorso dei campi elettromagnetici, anche lì potete cliccare, scaricare e stampare, oppure ve lo tenete lì. Uh, andiamo avanti sull'interpretazione. Se ci sono domande intervenite pure. Eh. Ok. Si vede? Sì. Allora. Ehm, poi c'è tutte le cose da leggere. Ecco, qui sotto è molto interessante. Perché qui sotto <coughs> avete le carenze a partire dai più importanti di questa persona, vedete tutti quello che vi messo sul report, e le fonti dove trova quelle sostanze. Naturalmente, se qua trova manzo e sopra gli ha detto che il manzo non lo mangiare, eliminerà il manzo. Quindi bisogna dirgli, guarda, mangia preferibilmente i cibi che ti piacciono, che trovi qua, che ti servono per avere questa, questa supplementazione questo apporto di queste carenze, togliendo quello che ti ha detto di non mangiare, che è, lo vedete qui sopra, vedete mangio cioccolata, uva, no. Cioè, quindi toglie questo dalla dieta e eh, i cibi lì, però sceglie quello che gli piace di più e si fa una colazione, pranzo e cena con quello che gli piace di più o quello che voi pensate utile per quel paziente. insomma. Eh? Poi, insomma, è scelta vostra la pagina sotto. Le pagine, comunque, ci sono tutte le spiegazioni perché sarebbe meglio mangiare certi cibi piuttosto che altri per le virosi, per i funghi. Vedete, è spiegato veramente tutto molto bene. Vi consiglio di stampare questa pagina, la pagina 31. Questa pagina ve la potete stampare un po' dalla vostro magari i test che avete stampate, stampa pagina 31, ve ne stampate magari un po', perché questo è interessante dopo che avete prelevato i capelli e state aspettando il report, quindi che avete fatto il test, fagli compilare prima di vedere il test questo giorno 1, il primo giorno e lo tenete magari voi. Poi se volete, poi lui come sapete, ha il report che gli mandate, dopo 30 giorni può rispondere a questo questionario, dopo 60 giorni e dopo 90 giorni. È molto interessante questo perché vi fa seguire il paziente, vi fa curare il paziente, vi permette di fidelizzare la persona e la persona si sente curata nella maniera giusta, seguita nella maniera giusta. Quindi il consiglio è stampare la prima pagina, la primo giorno 1, e farlo compilare eh, in base alla scala dei valori. Come si sente? Stanco, o estremamente stanco, darà un voto. E poi il totale. Bene, eh, fammi fare un. Fammi respirare. Fatemi respirare un attimo, ditemi un oh. po' se è tutto ok. Giorgio, mi sembra che questo. Questo foglio di anamnesi ci sia anche già in bianco e nero dentro il programma S-Drive, tra l'altro. Sì. Vero? Sì, sì. Oh, sì, sì. Eh, avete altre domande? Altre questioni, domande, Carimenti da chiedermi? Ciao Mario! Eh, Gianluca, in posto Gianluca è Ciao. chiaro? Eh. Questo è proprio, siamo all'ABC insomma, però alcuni di voi lo sanno molto bene, ma penso che queste siano cose che no, eh, aiutino a, a fare sempre meglio, ad approfondire. Eh? Ci sono domande? Lara, tutto a posto? Tutto bene. Tutto bene, grazie. Bene. Eh. Ah, ok. Allora... Eh, vi faccio vedere molto in maniera molto semplice un ultimo PDF, un'ultima presentazione, e poi tra un quarto d'ora ce ne andiamo a dormire e vi do appuntamento alla seconda parte. Allora. Voi avete vi ho mandato via email via WhatsApp questo documento che prego poi tutti i collaboratori di girare comunque se per chi non l'avesse avuto a, ai centri di riferimento S drive perché questo è veramente una guida meravigliosa molto precisa di tutto quello che io vi ho potuto trasmettere questa sera e condividere con voi su come si utilizza S Drive e che ci permette di capire tutti i vari fattori che interferiscono con la salute della persona e incominciare a diventare saggi, cioè fare in modo che le persone evitano i problemi eh, di questo approccio che abbiamo visto. Quindi, ah, questi sono i, vedete, guardate ottimizza il tuo benessere 90 giorni, il sistema immunitario, rigenerare le cellule, il report per gli sportivi e poi tutto quello che io vi ho detto. Allora, questo documento è interessante da leggere perché ci spiega proprio in maniera semplice eh, la differenza di S Drive con altri esami, eh, perché qual è la sua grande eh, forza. Eh, il fatto della rigenerazione delle cellule. Vedete perché devo farlo ogni 90 giorni? Perché il corpo umano cambia continuamente, quindi il cambiamento dei capelli richiede 80 giorni, quello dei corpi rossi 120, neodrofoli 24 ore, lo sperma 80 giorni, le cellule parentali 90 giorni, lo scheletro corticale 7 anni. E io devo guidare questa rigenerazione delle cellule in maniera ottimale. Ecco perché si chiama ottimizza il tuo benessere. Rigenerazione guidata delle cellule, riprogrammazione delle cellule. Allora, questa è la prima cosa da fare. Qui abbiamo anche in questo caso un esempio di, di un test dell'S Drive e qui, molto semplice, come fare il test. E soprattutto come interpretare il report. Qui vi spiega veramente tutto. Leggetelo. Ricordatevi che bisogna studiare. Non c'è altra via. Non c'è qualcuno che vi può lavorare per voi. Bisogna studiare. Come creare un report di ottimizzazione? Guardate, qua è spiegato tutto. Dall'uno, due, tutti i passaggi, tutto. Tutto, 26 punti spiegati a uno a uno, proprio non si può sbagliare. Poi vi spiega come interpretarli, cosa fare per prima. Rivedere la scheda di autoregolazione compilata dal cliente, in attesa dell'arrivo del report. Vedete, chiedere. Ai, sembra che mi sono messo d'accordo con Saul anche anch'io ho detto queste cose. bene. Vale chiedere al cliente in quali indicatori metabolici si conosce di più, aprire la pagina metabolica. Questo considera sociale, informazioni sociali, eccetera, eccetera. C'è spiegato tutto. Lavorate secondo le indicazioni del report e le indicazioni della guida. Perché? Perché chi ha creato questo report? L'ha creato per renderlo semplice, quindi basta seguire quello che lui dice, basta seguire le priorità. Focalizzatevi sulle priorità. Ah, ma c'è il dottor Bartolomeo Allegrini che ha una lettura. Lui fa il medico con le conoscenze di 30 anni, ma è un'altra cosa. C'è il dottor Eugenio Luigi Scrazia che mette riesce a collegare tutte le funzionalità delle vari minerali. Noi dobbiamo seguire il report perché il report ci rende la vita facile. Fate le, seguite le priorità che vi dice il report. Non c'è altro. Fate questo. Già facendo questo e mettendo in pratica e facendo mettere in pratica i vostri pazienti, clienti, questo vi assicuro che in poco tempo le persone potranno avere dei risultati straordinari qui quindi qui ci sono tutti i punti che voi potete seguire anche vi dice di telefonare eh, contattare il vostro, eh, il vostro cliente paziente ma perché perché se voi gli dite di eliminare quei cibi Guardate, al punto 9. Chiedere al cliente di evitare questi alimenti per le prossime 48 ore. E dicendogli che gli telefonerete nel giro di 48 ore per sapere come sta. Ci sono persone che già eliminando quei cibi che lo stanno intossicando, lui non lo sa, si sentiranno subito meglio. quindi pensate che vantaggio che avete nel poter consigliare queste cose. Poi suggerimenti. Qua vi dice veramente tutto come ci spiegava prima, i cibi acidi, i alcalini, eccetera. E questi sono importanti per, levare per togliere l'infiammazione, prevenire il danno a livello intestinale. E qui mi dice tutto, vedere il quadro completo, sintesi proteica, metabolismo di zuccheri, carboidrati, e ve lo spiega pezzo, passo per passo, step by step, su tutto quello che bisogna fare per lavorare. Per migliorare questo approccio straordinario che ci permette di aiutare le persone con uno strumento veramente unico al mondo. E qua i consigli: rivedere il riepilogo degli indicatori di sistemi, rivedere i fattori sottostanti, analizzare le tabelle di riepilogo degli alimenti da evitare, gli indicatori specifici, indicatori di sistema, sistema circolatorio, poi sistema immunitario. Adesso c'è anche. Le pagine del report sistema gastrointestinale e poi intervenire sulle priorità. Guardate, ve lo spiego perché un massimo di quattro priorità. Perché se sovraccarichiamo il sistema con tutto quanto necessario nei primi 90 giorni, il sistema può diventare sbilanciato, va in tilt. Quindi il report è ideato solo per evidenziare un massimo di quattro priorità di ogni sezione nazionale e quattro sistemi da riequilibrare. Ecco perché poi è possibile che dopo 90 giorni peggiori. Magari può migliorare subito, ma può anche peggiorare, perché magari ha dei sistemi, altri sistemi collegati che hanno iniziato a, eh, a riattivarsi, però hanno dei problemi, gli manca qualche sostanza e quindi il report vi dirà guarda, adesso c'è questo sistema da mettere a posto. E qua vi spiega anche il varie significato del pieno, prioritario, consigliato, nessuna azione, vedete, sottolineato. Anche in questo caso potete avere una guida importante. Cosa significa i grafici dei sistemi? Come interpretarli? C'è veramente tutto. L'intestino, lo sapete, tutte le malattie hanno origine intestino. E soprattutto lo. i mitocondri. Vi ricordo che la disfunzione mitocondriale o la salute mitocondriale sprogramma o riprogramma dal punto di vista epigenetico le cellule. Il vero riprogrammatore epigenetico della cellula è il mitocondrio. Ecco perché bisogna lavorare sulla salute dei mitocondri in modo urgente. È importante. Ecco perché self-food è il prodotto migliore al mondo. Per riattivare i mitocondri e dare l'ossigenazione cellulare. Quindi lavorare sul motore e poi lavoriamo su tutti i fattori epigenetici. Quindi la pagina del sistema circolatorio, questo è a vostra disposizione: tutte le vitamine, i minerali, è tutto spiegato. Adesso è inutile che leggiamo, che non ha assolutamente senso. Acidi grassi essenziali, tutto il sistema antiossidante, gli aminoacidi, tutto spiegato, l'impatto ambientale. Le radiazioni, agenti chimici, metalli tossici. Qual è il loro ruolo? Quali danni fanno? I parassiti, i virus, i batteri. Come intervenire? Come possiamo interpretarli? I danni da campi elettromagnetici, la pandemia del secolo. Ricordatevi che i campi elettromagnetici sprogrammano la vita delle persone, invertono la polarità della cellula creano grossi problemi a livello del sistema nervoso centrale, perché noi non siamo abituati a vivere con questi continui bombardamenti di frequenze incompatibili con la vita. Vi faccio questo esempio. Noi viviamo in un condensatore che si chiama risonanza di Schumann. Basta andare sul sito della NASA, mettere risonanza di Schumann e vi spiegano che questa frequenza ci permette di vivere. Senza questa frequenza non possiamo neanche far funzionare il cervello. È la frequenza portante di tutta la Terra. Ok. Sapete quant'è? 7,83 Hz. Sapete quant'è un GSM? Guardate lì cos'è. Giga Hz. E il wifi in casa è già 5 g quindi pensate ai danni che stiamo facendo a noi quando lavoriamo in un ambiente con wifi, ospedali, cliniche, in eh, casa. Pensate a dormirci o far dormire i nostri bambini col cellulare, wifi. Pensate che danno. Solo questo per capire che abbiamo in mano qualcosa di veramente straordinario per aiutare le persone, per informarle. Poi ogni persona deciderà. La pagina sulla sensibilità alimentare gli additivi è spiegato tutto c'è tutto è tutto a vostra disposizione ho investito veramente tantissimo per tradurre tutti questi documenti per creare tutti i video a vostra disposizione per il supporto scientifico per gli eventi i convegni per la scuola di alta formazione fate la scuola di alta formazione ripetete la scuola di alta formazione è una scuola straordinaria, è qualcosa di veramente meraviglioso per la formazione. Abbiamo la fortuna di avere dei docenti, direi, tra i migliori che abbiamo non solo in Italia, ma a livello internazionale. Qui basta leggere questo documento e potete veramente avere una guida straordinaria per un approccio veramente completo per l'utilizzo di s drive per i vostri clienti e i vostri pazienti abbiamo questo sito sawellbankitalia.it con tutti i documenti la scienza le ricerche tutto quello che volete c'è tutto lì oppure abbiamo il portale s drive che vi ricordo ancora potete utilizzare per eh, fare il vostro sito con il vostro nome. Eh, se andate a vederlo c'è quello di Bartolomeo Legrini, ma c'è anche tanti altri che hanno il loro sito con il loro nome e quindi potete poi promuovere quel sito che in automatico ha tutte le informazioni, tutti i video, tutto il supporto. E quindi mi sembra che è una cosa interessante. Eh, che dire? Come prima parte penso che sia abbastanza, volevo solo avere un vostro parere se avete domande, se siete rimasti contenti, se le informazioni sono state utili. E è proprio l'inizio dell'utilizzo di, del, di S Drive, però ecco, mi auguro di essere stato utile e di aver portato un contributo per l'utilizzo di questo straordinario strumento. Sì, grazie Giorgio. Sono Alessandra. Eh. Ciao. ciao. Ciao Ale. Ah, che bello sentirti. Eh. Grazie, grazie Alessandra. Tutto Grazie eh. a te, come sempre. Cosa mi dite ragazzi? Contenti? Avete qualche oh, domanda? Da molto interessante, grazie, veramente grazie. Io ancora domande non ne ho perché ah. ho appena iniziato. Eh, all'inizio, sì, eh, all'inizio. Quindi per il momento grazie, tutto chiaro, grazie. Bene. Eh, abbiamo fatto, insomma, ho, ho cercato di rendere più semplice possibile le informazioni, l'utilizzo semplice. Come vedete a volte, no, ah, ma è complicato. Complicato dove? Basta fare il test, come vi ho detto, sì. seguire quello sì. che vi dice S-Drive. Sì. 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 Salvatore! Ehi, caro Giorgio! Oh, oh. Grande Salvatore. Tutto bene? Vuoi fare? Tutto qualche a posto, tutto ok, niente. Ah, bene. Eh, salutami la meravigliosa Puglia, direttamente da da, da, da Trani. Ah, Ieri ho compiuto i miei anni, Giorgio. Dove le mi hai mandato i saluti? Tanti auguri, tanti auguri Salvatore. Ho fatto okay. i controlli su di me. Avevo l'alterazione delle emozioni, il sonno. L'inquinamento elettromagnetico, rifatto dopo quattro mesi, tutto scomparso. Hai visto? Quindi, parlo del mio caso <ride> e mi sembra emblematico parlarne. Che dici? Grande Salvatore. Grande. Ok, grazie. Vabbè, poi ci sentiamo perché ho un'iniziativa in Puglia, poi ne, ne parliamo a quattro occhi. Volentieri. Volentieri. Che questa, questa roba qui deve come si dice cioè, deve scoppiare il mondo perché è arrivato il momento perché il problema sai qual è Giorgio? che sulla prevenzione non c'è niente di fatto c'è un'alta percentuale di pazienti infartuati e pazienti con ictus che non sanno il perché capisci? perché non, non, non si fa una diagnostica preventiva capisci? o una oh. diagnostica preventiva diagnostica e terapeutica di fatto io domani mi viene una da foggia che ha avuto un'infezione un da COVID e c'ha le piastrine basse. Io non so il mio, mio domani devo il Mi sembra un caso molto interessante. Come pure Vabbè, un ragazzo, è... un architetto inglese che adesso si è trasferito giù vicino ad Andria, e dove quello è un caso che poi ne possiamo parlare. E, e, mo ho iniziato a trattarlo poi piano piano, me, inquadro il caso e ne possiamo parlare. Ok. Tchau, yeah. um abraço.